già in acqua. Tuffati anche tu, squalo. La colazione si raffredda. Buttala in acqua. Finirà per diventare un pesciolino lesso. Sta sempre a mollo. Non sempre, Anani. Per dormire io vado a letto. Sì, quando non c'è la luna. Su, la colazione si raffredda. Se non fai la triste, vengo di corsa. Si deve togliere questa fissazione della dieta. Oh, che gioia, sorridi. Una donna deve essere in carne perché gli uomini la scelgano. È la tua fissazione. Sì, certo. Io la voglio molto felice. Signorina. Salve. E Bruce? È tornato che era quasi l'alba. Non mi ha dato spiegazioni. Ora sta a letto. Oh! Sei ingiusta però. Lui può anche albeggiare. E io zitta a mangiare. Giusto, man. E sta zitta. Oh, eccolo! Oh! Ehi, hey, ma che fai la ruota? Sciò. Oh. Sei di un seducente. Nancy farà follie oggi. Anche tu hai bruciato il cuore di quel povero ragazzo. Oh, ma se non mi fila per niente. Credi? Le servo la colazione. No, sono in ritardo. Signor Bruce. Che c'è? Non riposa più un attimo, perché? Sono cresciuto, Anani. Padrone, ho fatto il pieno. Grazie a servire. Signore! Signore, tornerà per pranzo? Non credo. Vola! Per una mattinata favolosa! Eccomi! Allora, mi scippi da casa per andare? Al mercato. Perché? Ho pensato di metterti in vendita. Nessuno mi acquisterà. E io mi ti gioco la roulette. Su, fai il serio. Bye.
Tutto controllato? Certo, è tutto in ordine. Bene, brava. Questo è per te. Grazie. Torre di controllo, torre di controllo. Qui aereo 1166, 1166, chiedo situazione meteorologica, passo. Nuvolaglia diffusa senza vento, passo. Chiedo pista di decollo, sto in corsia 10, grazie. Aereo 1166, c'è a bordo la signorina Nancy Ware, passo. L'aereo 1166 risponde sì. Da casa la invitano a rientrare immediatamente, passo. Ricevuto. Questa chiamata mi preoccupa. Devi tornare a casa. Noia all'apparecchio? No, la signorina scende, torna a casa. Solo questo. Non voglio che tu rinunci al volo. Il volo è niente se tu hai successo qualcosa di grave. Sta tranquillo. No, invece no, non lo sono affatto. Saranno le solite apprensioni dei miei ruderi. Credi? Chen, accompagnala tu, per favore. Certo, signore. Shock tremendo, ma la vita continua. Sono certo che lui non amerà vederti piangere. Amava il sorriso. Bruce. Susiu. Vuoi entrare un momento? Grazie, ho da fare. Ritrova il tuo sorriso. Io ti sarò sempre vicino, in tutto. Ti ringrazio molto.
Buongiorno. Mi scuso, signorina Anani? Lei chi è? Sono Chung, il vecchio Lee è mio zio. E lui dov'è? All'ospedale per un attacco di appendicite. Mi ha chiesto di sostituirlo qui per qualche giorno. Lee ha un nipote? Sì, lui me ne parlava spesso, anche se qui non è mai venuto. Ora sono certo che è Anani. Lo zio diceva di lei cose meravigliose. Anani, Lee ha bisogno di te. Vada lui. Ah, in quale ospedale sta lo zio? Al comunale. Su, Anani, non indugiare. Non ho cuore di lasciarla, non è una giornata qualsiasi questa. Tu mi vedi bambina, ma io sono una donna che sa capire le cose. Su, Anani, vai tranquilla. Grazie. Giù. Sì, Anani. Sta attento tu a tutto. Naturalmente. Già in casa. Chi è lei? Con chi ce l'hai, sorella? Cosa? Ripeta. Chi chiama sorella? Te, suo zio. Lei è pazzo. Lei è mio fratello? Certo. È un pazzo furioso. Ma... sei ubriaca. Insiste? Non la conosco. Dica almeno che cosa vuole. Incredibile. Oh, follia. Ma è assurdo, non ho riconosciuto fratello. Tu, mio fratello. Allora sei proprio ubriaca. Esci immediatamente. Sei proprio ridotta male, eh? Chi ti ha fatto bere? Vai a riposare. Le ripeto di andarsene o chiamo la polizia. Vada via, via! Mi devi ascoltare. So che hai dei problemi, li abbiamo tutti. Ma lascia stare l'alcol, non li risolve. Telefono alla polizia. Ah, che paura vuoi che abbia? Sto a casa mia. O sono pazza io o è pazzo lei. La polizia lo accerterà. Qui è il capitano Wu. Cosa? Finge di essere il fratello? Certo, certo, mi dia il suo indirizzo. Sì, sì, sì. Va bene. Verremo a controllare. Signorina, sono arrivati gli agenti. Li faccia accomodare. È lei che ha chiamato? Sì, io. Dove si trova l'uomo? Eccolo. Avanti. È lui. Qual è il suo nome? Bruce. Bruce Sussing. È falso, non è mio fratello. Serena. Signore, chiarisca la sua identità. Subito. Ricorda la data di nascita di suo fratello? Il 20 maggio 1950. Perfetto.
Capitano, ma lei va via così? Sì, così. Ma mio fratello è morto. E il cadavere dov'è? Nell'aereo. Ma Susiu, smettila. Il capitano ha da fare. Come si permette? Io torno ora dal funerale di mio fratello. C'è una foto. E guardi, guardi lì. Si renderà conto che non è lui. E quello sarebbe il suo fratello, vero? Su quell'aereo è morto per un'esplosione. Lei crede, invece è vivo. Io sarei un'allucinata. Devo credere a quello che vedo. No! Capitano, non è quella la foto. Qualcuno l'ha sostituita. Penso che ora tu stia esagerando. Guardi che mio fratello è morto 2 giorni fa. È morto, capito? Basta! Comincio veramente a credere che mi vuoi defunto per ereditare. Ora basta, è troppo! Adesso ho capito. Che cosa? La ragione di questa sostituzione è per mettere le mani sul patrimonio di famiglia. Si cerchi un buon avvocato o un medico. Se non l'aiuta uno, lo farà l'altro. Lei non mi prende sul serio. Io non sono pazza. Posso? Ciao. Tu sei Nancy? Sì. Te lo chiedo perché comincio a dubitare anche di me stessa. Perché? Lo capirai da quello che accade qui. Vieni. Capitano, lei era la fidanzata di mio fratello. Lei riconosce in lui Bruce Susing? Certo. Amore! Perché non sei venuto a prendermi? No. No. Tesoro, fammi capire. Un gioco. Accompagna mia sorella nella sua camera. Certo. Anche tu. Ma se questa mattina stavi ai funerali del mio povero fratello? Funerali? Ma sei morto per caso? Forse è un suo desiderio inconscio. Allora vi siete messi d'accordo? Faccia qualcosa, lei! Finirò per spedirti in manicomio! Tesoro, ma è tua sorella! Mi dispiace, non ho tempo da perdere. No, aspetti! Mi dispiace. Non voglio rimanere in balia di questi due. Sono 2 criminali, ne ho la certezza. Drogata! Capitano, se vuol venire all'aeroporto, le assicuro che le toglierò ogni possibilità di dubbio. Su, andiamo. Io non credo di dover venire. È una questione di famiglia, sarebbe indelicato. Come vuole. Devi venire anche tu. Susiu. Tutti. Non posso costringerla a venire con noi. Invece deve. Non è determinante. Ha ragione. Chen, conosci quell'uomo? Certo. È il signor Bruce. L'aereo del signore si trova qui? Sì, è questo. Ha ancora qualcosa da aggiungere? Sì, che comunque non è mio fratello. Ascolta, Susiu. Non chiamarmi Susiu. Torni a casa. No. Vado all'ospedale a cercare il vecchio Lee. È un'idea. Anch'io ho il desiderio di vederlo. Lei non si muova da qui. Vado all'ospedale con loro. Agli ordini. No, non muoverti. Lo conosci?
Roma. Per favore, non se ne vada. Non capisco quali altre conferme lei cerchi. Non sono pazza. Come va adesso? Va quasi bene. Il nipote come si comporta? Un ragazzo d'oro. E Anani? Doveva essere qui da te. Ma non l'ho vista. Non ti stai divertendo? Allora, dimmi dov'è la chiave della cassaforte. Non lo so, non lo so. Attenta, io non gioco. Alza la tensione. Io non aspetto. Voglio sapere dov'è la chiave della cassaforte. Non ti basta ancora? Manovro io allora. Parli? Ferma un attimo. È arrivato un contrordine. Niente tortura. Slegatela! Signore. Tu va e porta del tè. Bene. Venga a sedere. Lei, signora, ha sempre lavorato per la famiglia Noto Su, quindi sa tutto della casa e di loro. Deve sapere anche di questa cassaforte. Sì. Dov'è la chiave? Qui. Addosso a lei? No. Nel mio cuore. Vuole giocare? Col cuore non si gioca. Se mi dice dov'è, avrà $2000. $2000? $3000. Vuol dire arriviamo a 5000. Accettato. Grazie. Ora è giusto che abbiate la chiave. Così! Oh! Oh! Ammazzatela! No! Fermatevi! Non subito. Ho un'idea. Chi è? Qui non ci sono sordi. Tu apri. Chi vuole? Su, su. Lei chi è? Che storie sono queste? Non sai chi è lui? Sta zitto. Tu certamente sei nuovo qui. E con questo? Nuoti in brutti rischi. Non si discute col capo. Calma. Rientra. Avverti che sono qui. Voglio sapere chi è lei, o non vado. Se non mi dice il suo nome, non mi muovo da qui. Lo faccio fuori. Che succede? Si può sapere chi è? Chiedono di lei, signorina, ma non vogliono dire chi sono. Ciao, Sussiu, sono io. Ah, sei tu. Sono molto felice di vederti qui. Un bandito si fa passare per mio fratello. Dov'è adesso? Qui, ha preso possesso della mia casa.
Soltanto un genio o un pazzo può agire così. Mi stai dicendo la verità? Certo. Anche se è assurda. E dov'è? Io l'ho lasciato qui. Probabilmente si sarà nascosto da qualche parte. E la polizia lo sa? L'ho avvertita. Ma mi hanno preso per pazza. Lo hanno visto? E gli hanno pure creduto. Ho rischiato di finire in manicomio. Ma è un sosia allora? Ha una carta di identità falsa, con tutti i dati di mio fratello. Pure le foto che erano in casa ha cambiato. È molto strano. Vieni. Adesso tu vedrai. Avrà avuto dei complici. Stanno tutti dalla sua parte. Hai guardato la foto? Certo, perché? Quello è tuo fratello. Oh, è impossibile. Riguardala bene. Non è più quella che c'era. Veramente? L'ha cambiata. Sei proprio sicura di quello che dici? Ma vuoi che dubiti di me? Non dico questo, ma... Allora? Allora cosa? Vieni con me a cercarlo. Stava qui prima. Vedrai che sei nascosto. Nascosto qui in casa. Neanche tu vuoi credermi. È una storia che non mi convince. Forse hai ragione tu, ma io sono convinta che vuole i soldi. Quali? Tutti quelli di Bruce, e poi ci sono quelli di mio padre, più le azioni dei pozzi petroliferi. I piani di estrazione e le piantine, dove sono? In cassaforte, per sicurezza. E questo lo sa quel tuo fratello? No, la chiave sta nel mio orsacchiotto. Allora non la troverà mai. Non so nemmeno dove è Anani. Non pensarci. Te la riporterò qui io. Di te mi fido. Vado a cercarla. Tu mettiti a letto. Devi riposare. Ma ti aspetto. Oh!
Indietro. Perché hai cercato di spaventarmi ieri sera? Ti ho visto, eri incappucciato. Che dici? Eri tu, lo sai bene. Ehi, hai notato degli incappucciati? Io no. Senti, sorella. Smettila. E due. La vuoi finire? No. Basta. Ti succederà ogni volta che mi chiami sorella. Sì, hai ragione. Ti chiamerò vecchia zia. Chung, portale la colazione. Sì, subito. Signorina, è pronta la colazione. Grazie. Allora, com'è andata? Tutti via. Io voglio seguirli. Tu sorveglia la ragazza. Sarà fatto. Bel colpo. Con la striglia. Io pensavo che stasera ci potrebbe andare tutto. Sei ubriaco. Che c'è? Lavati la faccia. Perché mai? O sei cotto di corna o sei cieco. Senti, se io fossi in te, starei attento. Se non vuoi finir cotto. Ehi, vuoi una lezione mattutina? Ma certo. Cavolo! Vieni tu. T'addrizzo il naso. Un altro intervento. Fermi! Fatto là!
Qual è la tua banda? Come? Chi è il tuo capo, voglio dire? Sto da solo. Dove arrivi da solo? Con me mi ci trovo bene. Bravo come sei, te ne compri 10 di noi e vai da capo. Ehi, forse mi sopravvaluti. Non mi sento un capo. Allora eri drogato stamattina? No, niente droga, ero nervoso. Guai di cuore. Ti ha lasciato? Sì, però prima mi ha ridotto sul lastrico. Se ti va, il mio capo cerca gente. Ti raccomando. È un'idea. Dimmi chi è. No. La prima legge del nostro mestiere è non chiedere mai i nomi dei capi. Ah, certo, certo. Una prova. Ci stai a farla? Un test? Sì. Certo. Cos'hai? Un dolore! Un dolore qui! Non lo reggo, non lo reggo! Cerca di sopportare. Aiuto! Qualcuno! Sei gravido? Nasce? Per favore, infermeria o gabinetto, ma subito. È fuori orario, non si può. Lo so, ma per morire o pisciare non c'è orario. Viene quando viene. Non ce la faccio più, non ce la faccio più! Dai, vieni. Sì, presto, presto! Sento gli intestini che mi scoppiano! Su, andiamo. È morto di cane! Aiutatemi! Rispondi. Sì. Pronto? Un momento. C'è qualcuno giù che vuole vederti. Digli di aspettarmi. Vai subito. Sì, scendo. Peccato. Sta venendo. Questo sarebbe il superasso. Lo conosci? Diciamo che è in gamba. Certo, altrimenti non l'avrei scelto. Fammi parlare con lui. Sì, capo. Va, vuole parlarti. Su, ascoltalo. Allora? Va. Tieni, è per te. Grazie, no. So che non hai lavoro. È vero. I soldi fanno comodo, no? Io ti ringrazio, ma non accetto. Come? Mi offendi. Chi diavolo sei tu? Proprio nessuno. Io ti offro soldi e tu li rifiuti? Sì, io ho ancora un po' d'orgoglio.
Perché sei venuto? Lui mi ha detto c'è lavoro per te. Un lavoro ci sarebbe, ma non fa il caso tuo. Niente paura. Troverai un altro impiego. Calma, ragazzo mio, sta calmo, eh? Scusalo, è un bruto primitivo. Ehi, mi scuserete. Basta! L'ospite si rispetta. Tu vieni con me. Siedi. Grazie. Se vuoi bere qualcosa, puoi servirti. Volentieri. Tu non mi convinci ancora. Non ti fidi di me. Nessuno qui viene assunto fino a quando non dà una prova precisa. E tu mettimi alla prova. Io farò qualsiasi cosa, vedrai. Oh, hai del vero orgoglio. Sì? Il meccanico dell'aeroporto? Ok, fallo entrare. Arriva in tempo. Insieme mi farete un lavoretto. Perfetto. Capo, salve. Il signor c'è. Lo conosci? Sì, ci siamo già visti. Dove vi siete visti? Credo all'aeroporto. Giusto. Ti sei fatto passare per fratello di Susio. Grande. Allora sei tu. Adesso parlerai. Yusan! Eccomi. Prendetelo. Mi dirai il perché della tua commedia. Che cosa speri di ottenere? Fuori. Fuori tutta la verità. Voglio sapere chi sei veramente, altrimenti ti uccido. Avanti! Se parlassi non servirebbe a niente ora. E perché? Sono sicuro che non mi crederesti. Tu prova a parlare. Su, avanti. Sto aspettando. Ah, so che non mi crederai. Lasciatelo. Sentiamo cosa ci dirai. Hai insistito per sentirmi e io sono qui per servirti. Spero che tu mi creda. Lui, ti sei mai chiesto chi è? Chi sarà mai? Un meccanico? Credi, hai torto. Tu raccontaci la tua. È un lurido servo della polizia. Bugiardo! Sei tu una spia! Due giorni fa, la polizia è venuta a prelevare... E questo che significa? Io non avevo saputo niente. Era una deposizione per l'incidente dell'aereo. Niente di speciale, niente da tenere nascosto. Tu lo hai tenuto segreto, caro. Un segreto con la polizia. Ma tu imbrogli le carte. Capo, sta barando per giocarci.
E a te chi te l'ha raccontato? Sono stato fermato con il tuo gorilla. La polizia sapeva tutto di lui. E gli hanno chiesto anche dell'aereo. Quindi sapevano tutto. È possibile. Chiama Massù. Sì, capo. Tu, lega quello sciacallo. Va bene. Capo, pensaci su. È una spia. Puoi provarlo? Io... Decidi. Un servo della polizia, ti è chiaro? Capo. Eccomi qua. La polizia che ti ha chiesto? Un sacco di cose, però insisteva sull'incidente aereo. Che hai detto? Che non sapevo niente, non mi hanno creduto. Bene. Inoltre sapevano che lavoro per te. Non so come, ma lo sanno. Va avanti. Ma io ho negato. Hanno detto di saperlo da una soffiata. È una spia! Sono certo che l'ha detto lui! Silenzio! E a te la polizia che ha chiesto? Credevano che lavorasse con te. Ah, di una chiave. Chiave? Che chiave? Non so. Mi sfugge. Di cassaforte. Giusto. Lo sai, stavi anche tu in questura. Non è vero, io ne sto sempre lontano. Allora, ti pare chiaro? Ti sei divertito alle nostre spalle. Non ti credevo capace di fare il doppio gioco. Io ti sono fedele, devi credermi. Ti si sono scoperte tutte le carte. Adesso giocherò io. È anche giusto. È una spia. Può essere pericoloso per chi lavora con lui. È un verme schifoso. Ci intrappola. Voi sapete come trattarlo. Portatelo fuori. Non condannarmi. È lui. È lui la spia. La spia è lui. È lui. Hai fatto un buon lavoro. A te. Tu rimarrai con noi ormai. Rimarrò con voi. Esatto. Sei diventato uno dei nostri. Alla salute, capo. Ah, ti informo che Susio è mia cugina. Non lo sapevo. Sta attento. Certo. Quello sciacallo di Chen dice che mi faccio passare per suo fratello. Frottole. Dalla morte del fratello è strana. Da qualche tempo immagina cose incredibili. Non ti nascondo che sono preoccupato. Come della chiave? È una chiave importante, ma credo sia stata messa al sicuro. Forse in banca. Ma che diavolo rinchiuderà? Non lo so. Se non ti meravigli, ti dirò che quella chiave mi interessa. Puoi rubare la chiave. Ci puoi provare tu. Avrai un buon aiuto. Dammi l'uomo. Wong, tu va col nuovo. Attento, tienilo d'occhio. Sì. Vengo. Su, Chung, apri. Bentornato. Ma che diavolo fai? Mi sto allenando. E perché? Niente domande. Ci penso io, tu vai dentro, subito. Volo. Senti un po'.
Sì, come vanno le cose? Prima di questa lezione piuttosto bene. C'era pericolo che ci scoprissero. Tu hai fatto così sul serio? Scusa, sai chi è quello? Non ho idea. È uno di Batoyu. Ci ha incaricato di rubare la famosa chiave. Si fida di te? Certo. Hai scoperto niente? Avevo visto giusto. Vogliono allungare gli artigli sui pozzi. Lo faccio fuori. No, non è ora. Diamogli corda e si impiccherà da solo. Chi è? Chi c'è? Devi solo badare a non far succedere niente a Susiu. Soltanto a questo. Sei diventato pazzo! Fingi di lottare! Sì, sei pesto. Sì, ma quello è morto. Questo piacerà molto al capo. Ok, andiamo. Subito a provare la chiave. Prendi la macchina tu. Vado. Qualche altro con noi. Bene. Eccomi. Arrivo. Che c'è? Il capo vuole uscire. Bene. Filo una bottiglia da scolare. Ottimo. Aspetta. Tutto è collegato ad un circuito d'allarme. Sta attento. Grazie. Cosa fai qui? Ho sete. Alcolizzato. Ci siamo, capo. Sono già dentro. Si fa la retata? Capo, la chiave non apre. È un trucco, filiamo. Basta, sei ubriaco fradicio. Voglio vedere il fondo della seconda. Su, smetti. Stupido. Non puoi esagerare così. Io sono limpido. Come un giudice di corte d'assise. Volevi questa? Su, dammela. Roba mia. Eccola.
Ehi, tu. Sì? Perché da queste parti? Faccio una passeggiata. Il capo vieta questa zona. Ah, non lo sapevo. Ehi, senti. Che altro c'è? Hai una sigaretta? Fortunato. Ne ho di buone. La fumerò alla tua salute. Anani. Sono un amico di Susio. Vieni via. Che vuoi? Uno sguardo alla macchina. È vecchia, non serve. Ehi, se hai ferri io la riattivo. Ci sono, qui dietro. Thank you.
tiro di là. Da quella parte non ha uscita. Sotto, ragazzi. Sull'altra macchina! Tesoro, da quando sei arrivato non mi hai detto una parola. Signorina, la desiderano. Sì? Venga subito al campo di golf. Ehi!
Ho detto che non farò più il cattivo e tu mi picchi. Dici di essere mio fratello. E poi dichiari che ti piaccio. Sei senza moralità. Ti credi una donna? Non sono un coccodrillo, non te ne sei ancora accorto? Il regalo che ti ho dato ti viene dalla nostra stazione. Stazione? Che stazione? Dagli agenti. È falso. La polizia non regala. A che cosa miri? Guarda che è vero. Tu vuoi i soldi della mia famiglia. Qualcuno li vuole, ma non sono io. Chi? Quel tuo cugino. Non è vero. Perché lo dici? Che vuoi? La verità. Ha sequestrato Anani. Veramente? L'avevo liberata. Ma se l'è ripresa. Non ti posso credere. Hai ragione tu. Sono un nemico. Cerca di stare alla larga da me. Sì, se stai calma. E dove vai adesso? A casa. Un passaggio? No. Chiamo il capitano. Aspetta, va. No, lasciatemi. No, ma che volete da me? No, ferma. No. Dentro e zitto. Dentro. Su. Andate. Bene, capo. Sei sorpresa. E io che non ci volevo credere. Su, non essere nervosa. Credi, l'ho fatto anche per te tutto questo. Mi fai schifo. Tu. Mi sono impegnato a difenderti da quelli che volevano fregarti. Cerca di capire e dammi la chiave. Ho agito per il tuo bene. Non mi costringere a fare ciò che non vorrei. Che vuoi? Vuoi perquisirmi? Venite, eccoci. Portate la merce. Ok, capo. Va bene, subito. Con piacere. Se non collabori, te ne pentirai. Voglio quella chiave. Adesso, subito. Dov'è? Non lo so. Non lo so. Bada. No. Stai giocando con la tua vita. No. Su. No. Parla. Non avrò pietà. No. 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 Ma dove saranno andati, capitano? Non lontano da qui, a giudicare dall'eco. Un magazzino. Senti, hai messo in allarme tutte le pattuglie mobili? Certo.
Allora andiamo. Chiama il B5, chiama il B5, passo. Di centrale, auto sospetta in settore 7, vicolo 56. Qui B5, ricevuto e chiudo. Questi fanno sul serio. Stringiamoli alla gola. Va bene. Beh. Se trovi questa lettera, hai già trovato anche Anani, Chang e la bella Nancy. Voglio i pozzi di petrolio. Se a 3 cadaveri ne aggiungo qualcun altro, magari il tuo o quello di Su Siu che è in mie mani, niente cambierà. Perciò fila o sarai tu a volere la morte della ragazza. Firmo perché non ho paura. È un criminale pazzo. Se pochi minuti fa sono stati avvistati qui, saranno ancora nei dintorni. Andiamo. Qui B5. Stiamo controllando la zona di Ponte Moncos. Passo. Qui centrale, la macchina sospetta avvistata ancora zona Ponte Moncos. Cerchiamo aggancio. Là, guardate, loro! Polizia! Accelera! Thank you.
B5, qui B5, mi sentite? Qui centrale, siamo in ascolto. Li abbiamo agganciati, si dirigono verso il porto, passo. Ricevuto. Entrata. Sì, capo. Lasciami! Tu vieni con me. Bandito, muoviti. Lasciami! E voi sbrigatevi. Andiamo. Via. Come on!
Aiuto! Se ti muovi, le squarcio la gola. Stai lì. Girati. Girati. In ginocchio. Che? In ginocchio! Vedremo se riesci a farla franca ancora una volta. Stai in ginocchio. No. No. In ginocchio, seguito. Voi volete giocare? Pronti? Picchiate a morte. Con piacere. No, non potete farlo. Si fermeranno quando dirai dove sta la chiave. Io, per la verità, non so dov'è. Allora ti godrai questo spettacolo. Vai! Fermatevi! Bene, sto aspettando che tu lo dica. Io non lo so. Allora lo sa lui. Oh, lui non lo sa. Picchiatemi. Lui non c'entra niente in questa storia. Non preoccuparti, saremo delicati. Avrai anche tu la tua razione. Continuate. Ce l'ho io la chiave. Dove si trova? Certo te lo dirò. Ma non così, in piedi. Sta contento. Lasciatelo. Sì, capo. Fuori la chiave. L'avrai. Un attimo. Avanti, avanti, tutti in macchina. Aspetti. Tutti in macchina. No, sali. Dai, avanti, avanti. Sussio? Sì. Vuoi un passaggio? Solo per un motivo ufficiale. Sì, e quale sarebbe? Voglio portare tutti i documenti di quei pozzi al governo. Oh, è una grande idea. Amo. È un'altra grande idea.